Una partita incredibile con continue rimonte, rovesciamenti di risultati, regala 3 punti al Seravezza e condanna una beffarda sconfitta all'Orvietana, errori che hanno riguardato anche la terna arbitrale che ha finito per scontentare tutti. Nell'Orvietana confermata per 10 undicesimi la formazione che aveva pareggiato contro il Siena, c'è Caravaggio al posto di Mauro a fare da quinta a centrocampo. Rispetto a domenica scorsa, in Seravezza mancano Mossi per squalifica, Turini per infortunio e Lepre e Salerno invece partono dalla panchina. Primo tempo ricco di episodi da Moviola. Già dopo 5 minuti su un cross di Caravaggio c'è un intervento che fa gridare al fallo di mani, ma l'arbitro lascia correre. Sul proseguimento dell'azione viene fermato in fuorigioco Caon. Passano 3 minuti e il rigore arriva, questa volta per gli ospiti, per questo intervento di Congiu, un po' ritardo su Stabile. Anche qui però grandi proteste, poi alla fine Benedetti va dal dischetto e porta avanti i suoi con l'aiuto del palo interno. 1-0 Seravezza. Ma passa poco più di un minuto e c'è ancora un episodio dubbio nell'area opposta. Caon va giù trattenuto, l'arbitro non interviene e le proteste continuano ormai, passando da un'area all'altra. L'Orvietana però non si scoraggia e al 18esimo sfiora il pareggio quando Proia batte un calcio d'angolo negli ultimi 10 metri, colpo di testa di Orchi che esce di un nulla. Poco dopo ci proverà anche Caravaggi dalla distanza, para senza trattenere Lago Marsili, ma nessuno ne approfitta. Torna poi a spingere il Seravezza che guadagna 3 corner di fila, sul terzo l'ex greco mette palla in area, colli di testa, manda al lato. Ma continuano i dubbi in area ospite. Bedini mette di nuovo giù Caon, difficile capire se dentro o fuori, l'arbitro opta per il fallo iniziato fuori area. Caon comunque si rifà visto che la palla prima toccata da Orchi e poi da Proia porta al tiro del numero 11 che grazie anche a una deviazione supera Lago Marsili per l'1-1. Nel finale di tempo al 39esimo ancora Proia guadagna una punizione che va a battere, Panattoni arriva di testa ma la palla va al lato. Ma prima dell'intervallo torna avanti il Seravezza. Tutto nasce da un rimpallo a centrocampo che fa perdere palla a Biancorossi. Ne nasce un'azione veloce che lancia Benedetti sul filo del fuorigioco. Si ferma un po' la difesa, la palla arriva Stabile sul secondo palo. Rossi è super sulla prima conclusione ma non può nulla sulla seconda, sempre ad opera del numero 30 ospite. E dunque Seravezza di nuovo in vantaggio. Prima dell'intervallo Panattoni ci proverà ancora su una palla vagante in area, ma Lago Marsili è attento. Il Seravezza parte meglio nel secondo tempo, l'ex greco trova una conclusione potente dopo 6 minuti che estende Berardi colpendolo in faccia, costretto Berardi a chiedere il cambio. Al suo posto entra Mauro, poco dopo ancora greco sugli sviluppi di una punizione, chiama la parata Rossi, poi l'azione si interrompe per un fuorigioco. Rizzolo allora prova a mescolare le carte, inserisce Fabbri e Martini per Sforza e Caravaggi e l'Orvietana trova il pareggio poco dopo quando Fabbri libera Panattoni e la punta trova il varco giusto per concludere e trovando così il gol del 2-2. È il primo gol su azione di Panattoni. Protesta Orvietana che prende coraggio, torna al tiro Caon ma stavolta la deviazione non l'aiuta. I biancorossi però riescono a ribaltare il risultato. Poco dopo la mezz'ora tornano le proteste, stavolta degli ospiti. Caon cade a terra, per l'arbitro è rigore. Anche in questo caso restano dubbi, Panattoni si incarica del tiro dal dischetto e segna così la sua personale doppietta in pochi minuti che porta avanti l'Orvietana che ora conduce 3-2, partita incredibile ma il Seravezza non ci sta e riesce ancora a ribaltarla. Greco impegna ancora Rossi e sul successivo corner palla sul secondo palo dove il neo entrato Lepri riesce a sorprendere la difesa trovando il gol del pareggio. Ma non è finita perché la difesa di casa si fa sorprendere anche al 90esimo quando Benedetti riesce a staccare piuttosto libero in area trovando la rete che dà il definitivo 4-3 ai toscani. Vedana che ci proverà fino al termine con il calcio di punizione di Proia ma il colpo di testa di Caon che rimette al centro arriva ormai a palla uscita secondo la terna arbitrale. Sulle proteste c'è anche alla fine il rosso diretto a Congiu. Finisce con il Seravezza che festeggia il momentaneo aggancio in vetta almeno per una notte a Livorno e Siena. Eccolo qua il triplice fischio. Fa male perché quando a 10 minuti della fine pensavamo di aver fatto veramente un capolavoro, perché oggi questo è stato secondo me, e poi forse un pizzino di attenzione in più su palle native, così ci hanno un pochino punito. Mi dispiace perché anche oggi
Dobbiamo sempre partire con l'handicap, sta cosa deve finire, rigore inesistente dato il primo perché Andrea si ferma completamente, 3 rigori non dati, quindi sai, ogni volta non è facile, però la squadra credo che fino a 10 minuti alla fine ha fatto quello che doveva fare, è stata sempre in partita, ha lavorato, ha fatto bene, avevamo di fronte una grandissima squadra, ma credo insomma che oggi usciamo rammaricati, l'ho detto ai ragazzi, sono entrato e ho fatto i complimenti, usciamo rammaricati perché il risultato dice che oggi non abbiamo fatto punti, ma se devo analizzare la partita dico che sono estremamente contento di quello che i ragazzi hanno fatto, almeno fino agli ultimi 5 minuti, dove poi dopo è fin troppo facile, no? Stare a analizzare il perché e il per come. Sicuramente siamo contenti, facciamo un bel viaggio di ritorno, su questo non ci piove. Poi lo dicevo prima allo staff mentre si faceva la doccia, sono partite che sinceramente a me non piacciono tantissimo, perché si riesce a incidere poco dal punto di vista tecnico-tattico. Sono partite tanto tanto sporche, dove contano gli episodi, le giocate individuali, poi sapevamo che era una partita molto molto complicata in un ambiente forte, direi che siamo stati bravi, forse un pizzico fortunati, quindi ci portiamo a casa i 3 punti e siamo contenti.